All'interno del Salone delle Feste del Castello dei Conti Guidi, sulla parete di fondo, troviamo un dipinto con una grande cornice dorata. L'autore è un artista spagnolo di nome Johannes Hispanus, che operò nell'Italia centro-settentrionale tra il 1497 e il 1528. La cosa che ci colpisce di quest'opera è senza dubbio la sua forma rotonda. Siamo infatti abituati a dipinti su tela o su pannelli rettangolari, ma in realtà nel Rinascimento ci fu un vero e proprio boom di questa serie di tondi. Tra le famiglie nobili fiorentine c'era una tradizione legata al momento del parto. Infatti, spesso le donne erano costrette a letto per rimettersi in forze. In segno di buon augurio, ricevevano in dono da altre famiglie nobili, loro alleate, dei vassoi imbanditi di frutta, un po' quello che facciamo oggi con i cesti di Natale. Questi vassoi prendevano il nome di deschi da parto ed inizialmente erano abbastanza semplici. Nella prima metà del 400, poi, si diffuse la moda di farli decorare con dei dipinti, il cui soggetto fosse in qualche modo legato al tema della nascita, dell'infanzia e della fertilità, in modo che fossero di buon auspicio per la puerpera, cioè la donna che aveva appena partorito, che solitamente le appendeva nelle sue stanze. Il vassoio da contenitore del regalo passa quindi a essere il regalo stesso, e questo spiega perché, proprio a partire dal Rinascimento, vediamo così tanti tondi nel mondo della pittura. Uno su tutti, il famoso tondo Doni di Michelangelo. Se guardiamo il soggetto del dipinto, vediamo una Madonna con bambino, e questo ci riporta proprio al tema della maternità. Naturalmente questa non era una camera e il soggetto si lega poco al clima di feste e banchetti a cui la sala era destinata. Questo perché questo quadro, o meglio questo tondo, non si trovava qui. È stato portato in questo castello dal convento delle suore agostiniane di Puppi, ma dove provenisse prima di allora non è ancora certo. La prossima volta che vi capiterà di vedere un quadro, un tondo, in un museo o in un palazzo, fate caso a cosa la figura. E ricordatevi, come prima, non fosse nient'altro che un vassoio della tuta sopra.